per questo fine settimana vi abbiamo portato in un posto magico. Siamo a Nimis e siamo in un luogo romantico, pensate, in una casetta sull'albero, per raccontarvi di un progetto che si chiama Pick and Taste. Con noi c'è Manuela, che arriva da Pocenia, quindi un'altra zona molto bella del nostro Friuli, che fa l'ambassador. Manuela, di cosa si tratta? Allora, l'ambassador non è nient'altro che un promotore del territorio. Io l'ho visto così per caso, guardando il sito della Promoturismo, sbirciando così mi sono incuriosita, ho visto di cosa si trattava ed è una cosa molto semplice. In pratica sono dei racconti, delle esperienze che chiunque può fare e poi riportare, sia da privato o che abbia un'azienda, una ditta, e le riporta proprio tramite un racconto o con delle foto allegate per far scoprire il nostro territorio. A me piace molto girare, fare queste esperienze no gastronomiche in bicicletta, e ne ho già pubblicati un paio ed è una cosa molto bella, perché si riesce a far scoprire in questa maniera molto molto semplice il nostro territorio anche a turisti, a stranieri e purtroppo devo dire anche ad abitanti della regione che come me, e tramite anche questa esperienza, ho imparato a conoscere posti meravigliosi e che non conoscevo assolutamente. Siamo ospiti oggi con Manuela, qui è Corrado Di Paolo Comelli con la sua splendida azienda di vini e anche lo splendido agriturismo. Per oggi c'è un'iniziativa particolare che appunto si chiama Pick and Taste. Saliamo su questa casetta sull'albero, Paolo, per degustare il tuo vino e anche mangiare dei prodotti tipici. Certo, la regione con la Turismo FVG, la Promoturismo FVG ha pensato di regalare agli ospiti, soprattutto ai turisti, delle esperienze. Ecco, questa del Pick and Taste è una delle esperienze che si possono fare in 6 aziende diverse, dal Carso fino alla zona di Fagagna, e in pratica le persone, gli ospiti arrivano in azienda e possono visitare la cantina, ma possono godere dei panorami, dei vigneti, e nel nostro caso possono approfittare di assaggiare dei prodotti tipici abbinati ai nostri vini su questa casetta sull'albero. Siamo una casetta, Corrado, per innamorati, ma insomma non solo, invitiamo i nostri amici di Telefriuli a venire a visitare questo splendido luogo. Ma molto bello, perché veramente non me l'aspettavo. Che dire, adesso avremo modo di fare la cena, io e la mia moglie ambassador. Buon appetito a tutti. E insomma, buon viaggio in Friuli Venezia Giulia con Promoturismo FVG.